Un ringraziamento particolare al signore Maggiolini che ha messo a disposizione questa sede. L'occasione è storica, mettiamocelo bene in testa, è storica. Turi non ha mai avuto nella sua storia un consigliere regionale, per cui non dobbiamo assolutamente farci perdere questa occasione, non dobbiamo farci sfuggire per le mani l'occasione di avere un consigliere regionale di Turi. Naturalmente Michele Boccardi ha dalla sua non solo un'immagine da spendere, non solo, come dire, una credibilità raggiunta attraverso la sua professione, ma dalla sua, io lo dico sempre Michele, la reperibilità. Voi lo sapete perfettamente, non esiste un altro candidato in questa competizione regionale che abbia la reperibilità, cioè sapere dove poterlo trovare, qualunque cosa accada. Per cui ragazzi, veramente stringiamo le fila in quest'ultima settimana, andiamo a trovare, a scovare anche l'ultimo voto, perché può essere importante per tutti, per Michele Boccardi, per il Popolo della Libertà e per Rocco Palese soprattutto, perché chiaramente il nostro consenso deve andare nella direzione anche del candidato presidente, perché avere un consigliere regionale di maggioranza ha il suo peso, lo comprendete bene, avere un consigliere regionale di minoranza ha un peso fortemente di loro. Per cui vi rinnovo l'invito e la preghiera, serriamo le fila, lavoriamo, 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 andremo a scovare anche l'ultimo voto nelle case, casa per casa, amico per amico, parente per parente. Non voglio togliere ancora tempo alla scena perché giustamente Michele deve dire di suo. Vi ringrazio ancora e particolarmente Simeone per aver messo a disposizione. Non c'è da ringraziare perché Michele l'ho visto da piccolo. Grazie a tutti. È casa sua, che devo dire di più. Allora, grazie.